Si è tenuta nella mattinata di venerdì 5 aprile presso la sala conferenze di Palazzo Sant'Agostino a Salerno la conferenza stampa di presentazione della 37esima edizione del Fanciullo e il Folklore, incontro con le nuove generazioni, a cura della Federazione Italiana Tradizioni Popolari in collaborazione con il Comune di Capaccio Pestum, dell'Ufficio Turismo, Cultura, Eventi e Cerimonie, Emozioni Pestum, dello IOV e dell'IGF. Si intende realizzare una manifestazione per trasmettere nel futuro, in termini dinamici e soprattutto critici, le culture popolari attuali che caratterizzano in forme e in modi differenti il patrimonio etnografico delle diverse regioni e comunità italiane. Quest'anno, anno del turismo delle origini, la storica manifestazione sarà ospitata dal 3 al 5 maggio nella splendida città di Capaccio Pestum. Presenti alla conferenza, tra gli altri, il sindaco di Capaccio Pestum, nonché presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, l'assessore regionale Felice Casucci, il consigliere regionale Franco Picarone, il presidente nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari Gerardo Bonifati, il sindaco di Petina Domenico D'Amato, di Polla Massimo Loviso e di Gregorio Magno Nicola Padula. A moderare la conferenza il giornalista Maurizio Varriano. Sentiamo le dichiarazioni del presidente Bonifati. L'obiettivo è quello di raggiungere moltissimi iscritti, ne abbiamo già circa 1000, sono più di 15 gruppi provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. L'obiettivo sarà quello di allietare al meglio, ma di dimostrare quello che è il valore delle tradizioni popolari in chiave spettacolare in un luogo straordinario e meraviglioso quale quello di Pestum.